14 tonnellate di alimenti sotto sequestro e 23 aziende chiuse è il bilancio dei controlli effettuati in tutta Italia dai NAS di concerto con il Ministero della Salute a seguito dei recenti episodi di intossicazione da listeria connessi con il consumo di alimenti crudi o a ridotta cottura. Sono state ispezionate oltre 1000 aziende di lavorazione e trasformazione di alimenti maggiormente esposti alla contaminazione dal batterio di prodotti caseari a limitata maturazione, nonché di gastronomia con farcitura fresca. Controlli anche nella grande distribuzione organizzata e nelle ditte di gestione dei distributori automatici. Chiuso un impianto di sezionamento e commercio all'ingrosso di carni avicole sprovviste del bollo della Comunità Europea e di riconoscimento produttivo nel napoletano. Non l'unico provvedimento adottato, perché sono scattati sequestri anche a Salerno e Catania, stavolta di 3.700 kg di prodotti lattiero-caseari che stavano per essere commercializzati e che erano sprovvisti della documentazione sulla rintracciabilità. E due laboratori di analisi è stato scoperto producessero falsi referti attestanti parametri analitici e microbiologici non veritieri, in quanto basati su analisi mai eseguite sugli alimenti. Controlli a tappeto in tutta la Basilicata anche da parte dei NAS di Potenza, che hanno ispezionato le principali attività produttive della piccola, media e grande distribuzione, con particolare riguardo a quelle che operano anche in questo caso nel settore dei prodotti a base di carne cruda o a ridotta cottura. Le numerose verifiche, spiega una nota stampa dei NAS di Potenza, hanno dato risultati confortanti sotto l'aspetto microbiologico, dal momento che non sono emerse situazioni di contaminazione degli alimenti, mentre le sporadiche non conformità rilevate e i conseguenti provvedimenti adottati hanno riguardato differenti violazioni alle normative igienico-sanitarie di natura amministrativa, non aventi comunque ricadute immediate e diretta sulla salute pubblica.